Hello! This is, I think, the third version of my introduction for this podcast because I'm never happy with me speaking in English because I can't avoid making mistakes. This is Barbara, anyway, and apparently I do make mistakes. Perhaps I'm doing this to remind myself and also you, if you want, that making mistakes is an important part of learning a foreign language like Italian. You won't get everything of the story I'm going to tell you, but I'm sure you are now aware this is not the point. Depending on your level, you could understand the shades or just the big picture. Now you know me. Sometimes I like telling you about my life in Italy, sometimes about places that I love, sometimes I like talking about how our brain works or how interesting words are. It doesn't matter. Just get what you can and don't give up. Le elezioni politiche in Italia. Ciao, sono Barbara e oggi sono ammalata. Quindi ti chiedo scusa. Per la mia voce. Insegno italiano come lingua straniera e quando ho scritto il testo per questo episodio del podcast mi trovavo in Italia in piena campagna elettorale. Vorrei quindi raccontarti qualcosa di più sulle elezioni politiche italiane, qualcosa che forse non sai e che magari nel tuo paese funziona diversamente. Da quando sono nata l'Italia ha cambiato 9 legislature, tra poco saranno 10 e 21 presidenti del Consiglio dei Ministri, tra poco saranno 22. Per fare un confronto con altri paesi, Basti pensare che nello stesso lasso di tempo in Germania si sono alternati solo quattro cancellieri, in Spagna ci sono stati cinque primi ministri e nel Regno Unito sei primi ministri, sette da poco. Sono venuta al mondo... In un periodo storico molto particolare per l'Italia, quello che ha portato alla fine della cosiddetta Prima Repubblica, dopo lo scandalo di Tangentopoli e l'inchiesta giudiziaria Mani Pulite, e all'inizio dell'era berlusconiana. Silvio Berlusconi, infatti, è stato l'imprenditore che negli anni 90 del secolo scorso per primo si è fatto strada nel mondo della politica grazie a una propaganda allora inedita veicolata attraverso una potente comunicazione mediatica su televisioni e radio di sua stessa proprietà. Il suo governo è stato ad oggi il più longevo dalla proclamazione della Repubblica Italiana. Ci sono stati ben quattro governi Berlusconi per una durata complessiva di 3.339 giorni, cioè nove anni. Infatti l'Italia non è particolarmente famosa per la stabilità dei suoi governi. Nel momento in cui scrivo ci troviamo in piena campagna elettorale. Tutti i cittadini italiani di età uguale o superiore a 18 anni sono chiamati alle urne, cioè possono andare a votare. Sì, il 25 settembre 2022 in Italia ci sono le ennesime elezioni politiche. Vorrei quindi raccontarti qualcosa di più sulle elezioni politiche italiane, qualcosa che forse non sai e che magari nel tuo paese funziona diversamente. Per esempio, lo sai da quando esiste il suffragio universale in Italia? Se hai seguito gli scorsi episodi di questo blog podcast, quindi gli episodi passati, forse sì. Se non ti ricordi, sappi che le donne italiane hanno ottenuto il diritto al voto solo con la fine della seconda guerra mondiale e il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Quest'anno c'è un'altra novità. Per la prima volta nella storia i ragazzi maggiorenni di età inferiore ai 25 anni possono votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per il Senato. Ok, facciamo un passo indietro. Come funziona il sistema elettorale italiano? Prendiamo il caso più imminente quello delle elezioni politiche. Ci sono anche quelle europee, quelle regionali e quelle amministrative, ma oggi cerchiamo di complicarci la vita il meno possibile, ok? Dal 1946, anno della nascita della Repubblica italiana, fino al 1993, quindi per quasi 50 anni si è adottata la legge proporzionale classica. Nel 1993 fu approvata la legge Mattarella. Devi sapere che in Italia le leggi prendono il nome dei loro promotori. La legge Mattarella è diventata famosa anche come Mattarellum. La legge Mattarella introdusse per la prima volta un sistema elettorale misto, cioè in parte proporzionale e in parte maggioritario. Seguirono la legge Calderoli detta Porcellum del 2005 e il Rosatellum del 2017. Dal nome del suo relatore, dal suo promotore Ettore Rosato, che è in uso ancora oggi, quindi oggi c'è il Rosatellum. Si tratta sempre di un sistema misto, un po' maggioritario, che funziona con collegi uninominali, e un po' proporzionale, che funziona con collegi plurinominali. È troppo complicato? Non preoccuparti, anche gli italiani fanno fatica a capire come funziona. Basta che ti immagini i collegi come delle divisioni territoriali che entrano in gioco in occasione delle elezioni. Nei collegi plurinominali i seggi, cioè le sedie in Parlamento, sono assegnati in base alle percentuali di voto ottenute dai partiti. Nei collegi uninominali ottiene il seggio il candidato più votato. Quindi, gli elettori possono scegliere sia il nome di un candidato sia l'intero partito. Attenzione, non è possibile fare il cosiddetto voto disgiunto, cioè scegliere una persona che appartiene a un partito diverso da quello votato. Sulla scheda elettorale i partiti possono presentarsi da soli oppure in coalizioni. Le coalizioni, cioè dei raggruppamenti di partiti alleati, sono, a mio parere, il motivo per cui i governi italiani rischiano sempre di crollare e spesso lo fanno. Perché dico così? Semplice, i partiti si alleano per ottenere più voti, ma poi non vanno d'accordo su questioni importanti quando devono governare il paese e questo è un problema. Ah, alcune cose che forse ho dato per scontate. I cittadini italiani votano per scegliere le persone che entreranno in Parlamento. Ma è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella oggi, che dà l'incarico al Presidente del Consiglio di formare il governo, cioè scegliere i ministri. Questo momento è chiamato delle consultazioni. Poi il Parlamento italiano è formato da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. La Camera, quindi la Camera dei Deputati, ha oggi 400 seggi, cioè sedie, e il Senato ne ha 200. Un fatto curioso che accade in Italia in occasione delle elezioni è il cosiddetto silenzio elettorale. Si tratta delle 24 ore che precedono le votazioni in cui la legge vieta alle radio e alle televisioni di parlare di politica per non influenzare gli elettori e lasciarli tranquilli a riflettere prima di andare a votare. Quindi, Niente più interviste ai politici, niente più sondaggi, niente più proiezioni di voto. Questa legge però risulta oggi un po' anacronistica, un po' vecchia, insomma non è più al passo coi tempi. Infatti i social media ne sono esenti e lo sappiamo. Oggi gli elettori sono molto influenzati e influenzabili da quello che leggono e vedono su Facebook, Instagram e TikTok, ma anche dai podcast per esempio. Ma torniamo alle elezioni. Che cosa succede in quei giorni? Per raccontartelo... Prendo in prestito le parole del grande Giorgio Gaber che ci ha fatto su una canzone. La canzone si chiama Le elezioni ed è di Giorgio Gaber. Se leggiamo il testo di questa canzone saltano all'occhio subito alcuni elementi. Gaber prima parla del tempo cioè di una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile. Le lezioni infatti, come ti ho accennato, avvengono sempre nel fine settimana, ma qui il cantautore descrive anche una stagione particolare, la primavera. Effettivamente, solitamente, le elezioni politiche italiane si svolgono tra febbraio e giugno. Per la prima volta dal 1948 ad oggi, le elezioni del 25 settembre 2022 sono state organizzate con molta fretta in autunno. Poi Gaber nomina la scuola. Dice infatti che è più bella anche la scuola quando ci sono le elezioni. Perché? Devi sapere che in Italia si vota sempre nelle scuole. Ricordo ancora quando ero un'alunna il fermento che si percepiva per l'organizzazione di questo grande evento. Spesso le elezioni venivano interrotte i giorni prima delle elezioni per permettere al personale addetto di togliere i banchi dalle aule e di allestire le cabine di voto. Anche il lunedì capitava di non andare a scuola per permettere agli scrutinatori di terminare lo spoglio delle schede, cioè il conteggio dei voti. Infine, Gaber dice: Con cura...